Siamo con Danilo Calvani dei Comitati Riuniti Agricoli, una delle realtà che organizzano la mobilitazione che partirà il 9 dicembre. Si annuncia una mobilitazione senza precedenti. Che cosa succederà dunque dal 9 dicembre in poi? Dal 9 dicembre in poi succederà che il nostro paese, l'Italia, il popolo italiano, i cittadini italiani, in maniera compatta, divisa, lotteranno ad oltranza per riprendersi la propria sovranità, per riprenderci la nostra dignità e per riprenderci il prestigio che ci è stato tolto da una classe politica di parassiti, di farabutti e di delinquenti. Ma in concreto quante persone pensate possano partecipare alla vostra azione? Perché ci sono ovviamente tante associazioni. E guarda, sta venendo giù il mondo, stanno aderendo tutti, è una cosa straordinaria, questa è una mobilitazione di popolo, non è un'iniziativa unilaterale, è vero che ci sono stati dei movimenti, dei gruppi che l'hanno organizzata, che l'hanno indetta, ma questa è un'iniziativa unilaterale. Io credo che sarà un evento storico, ma voglio dare una cosa. Che è veramente straordinaria. Le donne, le nostre donne stanno facendo qualcosa di eccezionale. Questa posso dire con cognizione di causa che è la rivoluzione delle donne italiane, perché la stanno praticamente gestendo loro, la stanno spronando loro. È straordinario quello che sta succedendo. Che cosa succederà dunque? Ci sarà uno sciopero generale ad oltranza delle piccole imprese? No, tutti i cittadini italiani, le attività produttive, tutti, i disoccupati, tutti inizieremo uno sciopero, una manifestazione ad oltranza finché questi parassiti non se ne andranno dalle nostre istituzioni. Questo durerà finché loro saranno lì, non li riconosciamo più. Questi signori che hanno svenduto la nostra sovranità, che hanno svenduto i cittadini italiani, che stanno tutelando i loro privilegi a danno di un popolo intero, delle nostre famiglie e soprattutto distruggendo i nostri figli, devono essere cacciati, devono essere processati e devono essere inquisiti. Perché chi ha tradito la Costituzione non può rimanere immune. E lancio un appello alle nostre forze dell'ordine, all'esercito: voi avete giurato di servire la Costituzione italiana, avete giurato sulla nostra Costituzione e di servire il popolo italiano. Vi chiediamo di mantenere fede a questo giuramento. Se qualcuno ha tradito la nostra Costituzione e non si comporta rispettando la nostra Costituzione e non rispettando le regole costituite, voi dovete agire per gli interessi dei cittadini italiani, perché questa è una manifestazione civile e soprattutto costituzionale, non violenta. Noi vogliamo la nostra Costituzione, vogliamo che la nostra Costituzione sia rispettata. Quindi non sarà una singola manifestazione di un giorno, perché quando di solito magari si usa la parola manifestazione si intende il corteo che sfila per Roma o per un'altra città o per tante città per uno o due giorni e poi basta. Invece qui è un discorso che va ad oltranza. Ma allora cosa succede? Come in Ucraina? Guarda, io non ho idea di quello che è successo in Ucraina, ho le idee chiare di quello che deve succedere in Italia. In Italia ci saranno dei presidi in tutte le città italiane, contemporaneamente si fermerà l'autotrasporto, il mondo agricolo si fermerà, il mondo produttivo si fermerà, artigiani, commerciali, si fermeranno tutti a tempo indeterminato, quindi piazze, città, strade, autostrade, saranno tutte presiedate da cittadini, da gente che lavora, da persone oneste. Sarà ad oltranza e quindi chiediamo quello che ho appena precedentemente elencato. Quindi sciopero dell'autotrasporto, però in questo caso voi avete delle... glielo chiedo anche perché lei fa parte del coordinamento di questa manifestazione a livello nazionale, avete dei contatti con associazioni dell'autotrasporto che hanno già confermato di voler aderire? Sì, questo è uno sciopero nazionale, quindi hanno aderito tutti, compreso gli autotrasportatori, compreso gli agricoltori, compreso gli artigiani, i commercianti. Questa è una manifestazione di popolo, non di settore produttivo, non di uno o due settori, di tutti i settori che... Per esempio nell'autotrasporto, chi ha aderito come associazione? Guarda, ha aderito tutti l'autotrasporto, è uscito ieri un comunicato ANSA, ma però voglio dire una cosa, che tutta la base dell'autotrasporto aveva già aderito, cioè chi operava già aveva aderito, quindi non ci sono problemi, sarà un qualcosa di straordinario. E potrebbe andare avanti anche fino a Natale, anche oltre? Questa è una lotta di popolo, voglio precisare due cose, qualcuno ha detto voi bloccate il paese, no, il paese è già bloccato, questa è un'operazione per sbloccare il paese, dice il paese lo metterete in ginocchio, no, il paese è stato messo in ginocchio da questi ladri e parassiti, noi faremo questa operazione, noi cittadini italiani, quindi in compatti, per far rialzare il nostro paese, perché il paese è già in ginocchio, è distrutto. Quindi
Sostanzialmente chiederete le dimissioni del Parlamento in massa. Se ne devono andare, assolutamente, chiederemo immediatamente che venga fatto un governo istituzionale presieduto da un componente delle forze dell'ordine o qualcosa del genere, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice elezioni entro 6 mesi, contemporaneamente deve essere fatta immediatamente una legge elettorale, ma non da questi, immediatamente dal governo istituzionale che viene fatto, non vogliamo trattare con questi qua, non ci tratteremo più, questi hanno distrutto il nostro Paese, questo dice la nostra Costituzione e questo noi faremo. Ma torniamo sui numeri, lei cosa prevede come adesione? Almeno, guarda, in questo momento si parla già dell'adesione di milioni di italiani in tutta Italia, nelle piazze italiane, quindi io credo che, ripeto, è un evento storico, è un evento straordinario, è un evento del popolo italiano, che riguarda il popolo italiano e che segnerà la storia del popolo italiano, sicuramente del nuovo millennio.